Ecco, secondo me però è brutto parlare, cioè rispondere a una domanda del genere, perché io so quanto è importante Monaco per la Lucchese, come lo sanno tutti i tifosi, la società, il mister stesso, quanto è importante Donatelli, che è un giocatore di categoria sicuramente superiore alla Serie B. Però io non voglio togliere niente a quei giocatori che stanno giocando adesso, che hanno sostituito questi due miei compagni, che stanno facendo, devo dire, quanto sicuramente avrebbero fatto loro, perché stanno giocando delle partite, io penso, su livelli ottimali. E dire magari Monaco e Donatelli avrebbero fatto di più, secondo me sta male. Bisogna dare merito, anzi, a questi ragazzi che li stanno sostituendo, che stanno, secondo me, facendo molto molto bene. Ecco, ancora la parola al pubblico. Giuliano, mi sembra che vuoi intervenire. Sì, il signore voleva fare giusto un'affermazione. No, per quanto riguarda i biglietti domenica, sarebbe importante che tutti i tifosi li acquistassero prima di recarsi allo stadio, perché ci sarà fin dalla mattina un'affluenza non indifferente dei tifosi di Salerno, e faranno le file davanti le curve, le tribune e le gradinate per acquistare questi biglietti. Allora chi vuole andare domenica allo stadio li compri in prevendita prima di domenica mattina. Capito che 350 biglietti... No, 350 biglietti li sono stati messi da parte per il centro di coordinamento, perché il centro di coordinamento di Salerno non ha organizzato fino a giovedì, a venerdì scorso, organizzava lui tutta la trasferta. Siccome veniva più persone, avevano fatto una richiesta di 3.500 euro.